Ora la cultura, 29 giovani artisti dell'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano si sono incontrati nello studio di Piero Manzoni mostrando le loro opere e interagendo con lo spazio del maestro Alfredo D'Amato. L'opera è semplicemente un pretesto per testimoniare il fatto che qualcuno sia venuto, abbia abitato anche solo per alcune ore in questo spazio. E qui, a Brera, nel quartiere Bohemien di Milano, a pochi passi dall'Accademia di Belle Arti, tra il Jamaica e gli altri bar frequentati dall'avanguardia, che studenti e artisti provenienti da tutto il mondo si ritrovano nello studio di Piero Manzoni. È un progetto molto particolare perché appunto unisce vari tipi di artisti con varie sperimentazioni, dalla performance al video, alla fotografia. Grande artista, però come tutti i grandi artisti, incompreso. Giuliano Lucas mi ha raccontato che lui era più giovane del gruppo di Bar Jamaica, diciamo, né questi artisti. Creare una spaccatura tra il passato e il presente. Provocazione allo stato puro. Oltrepassare la superficie della tela per contestare l'ipocrisia e denunciare le contraddizioni del sistema dell'arte contemporanea. È datato 1961 lo scandalo di Piero Manzoni. Eccolo, è lui, intento di sacrare anche i cinegiornali dell'Istituto Luce. Un documento raro, prezioso. Ogni palloncino gonfiato da lui, un'opera d'arte con tanto di titolo e di prezzo. Parola d'onore. Eccolo che sta gonfiando un palloncino con l'intenzione di ritrarre la modella così come la vede lui.